Adesso andiamo a vedere un'altra app molto interessante, sempre di Google. Si chiama Google Keep. Google Keep è un'app che mi permette di prendere delle note. Queste note possono essere prese nella versione desktop come elenco, come immagine o come disegno. Nella versione mobile, quindi quando lo andiamo a scaricare sul telefonino, si possono anche prendere nella versione audio. Vediamo i diversi casi. Scrivo una nota, ho messo il titolo della nota, posso ovviamente mettere anche una nota più ampia. Terza A, per esempio, e gli metto anche in questo caso un promemoria. Più tardi oggi, domani, la settimana prossima, e posso anche scrivere una data e un'ora. Posso anche invitare un collaboratore. Quindi se devo provvedere a fare questa operazione insieme a qualcun altro, posso farlo. Posso dargli anche un colore diverso rispetto a quello che è predefinito bianco, in modo tale che questo promemoria mi sarà più visibile. Posso aggiungere un'immagine al promemoria se mi serve e posso anche archiviarlo. Se per esempio questo promemoria non è per questa settimana, allora posso mettere in archivio, scomparirà ma continuerà in realtà ad essere nella sezione archivi, quindi andando qui poi posso andare tranquillamente a recuperarlo. Possiamo anche fissare la nota importante nella parte superiore della nostra bacheca, cliccando qui. In questo modo lui rimarrà fissato e non sarà possibile spostarlo. Torniamo alla nostra bacheca, eccola qua. Andiamo adesso ad inserire una nota sotto forma di elenco. Vedete, in cui possiamo mettere un promemoria, più tardi oggi, domani, settimana prossima, a casa, ora e data, luogo. Possiamo inserire un collaboratore, quindi qualche altra persona con la quale condividere questo promemoria. Possiamo aggiungere un colore. Possiamo mettere un'immagine e possiamo archiviarlo. In questa sezione altro possiamo anche creare una copia, nascondere le caselle di controllo, quindi si possono anche eliminare se non ci interessano, e possiamo anche creare una copia in documenti Google. Questa è una modalità estremamente comoda. Vado a spuntare i quaderni a righe, quindi questa voce risulta completata e le altre invece devono essere ancora completate. Quindi questo è un modo molto comodo per mantenersi organizzati. Altra nota che posso produrre è una nota di immagine. In questo caso sono sul desktop, quindi mi consentirà soltanto di inserire un'immagine che ho scaricato presente sul desktop. Nella versione mobile invece sarà possibile anche scattare una foto. Inserendo questa immagine poi gli metto un titolo. E questo mi rimarrà come promemoria. Anche in questo caso, ovviamente, posso scegliere di mettere un colore. Ed eccolo qua. Un'altra funzione molto interessante, sempre dalla sezione immagini, è questa che vi faccio vedere, ovvero la trascrizione di un'immagine. Guardate qui, insomma, la sta ancora caricando. Ecco, adesso carica. Cliccando sui tre puntini, altro, è possibile recuperare il testo dell'immagine. A questo punto, guardate sotto, il testo dell'immagine è stato recuperato, quindi non è più nella versione JPEG come era originariamente, ma è una versione editabile, si può tranquillamente modificare. E quindi se mi serve questo testo per qualche ragione, perché per esempio devo condividerlo, devo modificarlo, posso farlo, non ho più bisogno di trascriverlo. Ed eventualmente posso anche copiarlo in documenti di Google. Apri documento, eccolo qui. Nella copia ci sarà sia la versione fotografata, sia quella editabile. Ovviamente, se a me serve solamente quella editabile perché ho bisogno di lavorarci sopra, mi basterà eliminare la versione fotografata e avrò soltanto quella editabile. Quindi su questa potrò lavorare a mio piacimento. Google Keep mi permette anche
di creare delle note col disegno. Sul mio computer, in questo caso perché è un touchscreen, oppure sul mio, prendo la nota in questa maniera. Ovviamente posso anche cancellare, posso evidenziare con i vari tipi di evidenziatore, posso, questi evidenziatori sono questi, posso anche scrivere con penne di colore differenti. Con questo strumento posso anche selezionare un singolo elemento e spostarlo. Quindi in questa maniera vado a spostare un solo elemento e non tutto il contenuto, oppure posso selezionare tutto e spostare tutto l'elemento. Questo strumento può essere molto utile se ho bisogno di rappresentare graficamente qualcosa e lo vado a riportare col pennino o direttamente col dito. Si possono creare delle etichette per ciascuna delle note che abbiamo realizzato, mettere un'etichetta che ci aiuterà a ritrovare più facilmente la nota. Aggiungo etichetta, le metto scuola perché si tratta di una nota riguardante la scuola. E invece Piccole Donne la devo comprare con una cosa personale e quindi aggiungo etichetta e gli metto spesa. Qui la giornata. Ovviamente il vantaggio di tutto ciò è che posso condividere in tempo reale tutte queste informazioni con i miei collaboratori, posso visualizzarlo da qualsiasi device, posso mettere, come vi ho fatto vedere, anche dei promemoria e quindi ci possono segnalare questi promemoria quando devo effettuare questa operazione, posso visualizzarlo da qualsiasi device. Si tratta di un'applicazione che va scaricata sul telefonino, se abbiamo una versione Android oppure Apple dobbiamo scaricare l'app specifica, invece dal desktop o dal portatile è necessario andare sull'applicazione di Google.